Nell'area del Unit Connector ci sono anche altri comandi, c'è un Flow Connection però che non è molto attivo su questa Lazy 3S Max, poi vi faccio vedere un'altra soluzione, e un Connect on Refine Connection Switcher che possiamo mettere qua, quindi lui adesso ha quest'altro tasto, adesso per comodità me lo sposto un attimo qui. E facciamo un esempio abbastanza semplice con una spline per farvi comprendere come lui ragiona. Gli dico rettangolo, centro, snap sulla griglia, faccio una cosa come questa ed gli metto uno smusso sugli angoli. Dopodiché su questo elemento gli dico convert to the table spline, perché altrimenti non vedo quello che devo farvi comprendere. Se io faccio un connection su una spline di questo tipo, facciamo ad esempio anche qua un divide, quindi dividiamo questo segmento in altri vertici. Dicevo, se io faccio una connessione direttamente qua, gli dico connection. Lui fa una connessione, si mette in questa modalità. Se gli dico ancora connection, si mette nella modalità di refine. Nella modalità di refine, noi sappiamo che possiamo andare a rifinire dei vertici come sto facendo adesso, però se gli dico unit connection, lui non fa più la connessione, rimane sempre in refine. Quindi io dovrei uscire, dirgli ancora unit connection, però lui si rimette in refine, dovrei fare questo. UniConnector, e quindi devo selezionarli a coppie e poi fare la connessione. Questo è un po' come ragionamento di quello che lui sta facendo con queste tipologie di appunto di comandi. Tasto cancel, vado a cancellare questi vertici, vado a cancellare questo segmento e ricomincio da capo. Prima di fare Unit Connector, in questo caso attivo questo tasto che si chiama Unit Connector Refine Connector Switcher e vediamo che cosa combina. Gli dico Unit Connection, selezionando ad esempio però in modalità di vertice perché altrimenti lui non mi fa niente. Unit Connection ritorna nel comando di Refine. Se volete attivate lo snap e fate questo gioco 1 2 un altro qua 3 facciamo 4 5 6 vado ancora qua, lui mi fa una domanda che sia refine o connect only, per lui in questo caso uguale. Ok, e alla fine gli dico Unit Connector. Lui che cosa ha fatto? Ha preso tutti i vertici che noi abbiamo generato e li ha connessi insieme. Quindi questa è una cosa abbastanza importante. E ancora all'interno del comando di Refine. Per uscire dal comando di Refine devo disattivare Refine. Qui ovviamente noi abbiamo Connect in azione, quindi lui fa la connessione anche per questa tipologia di motivo molto probabilmente. Facciamo qualche piccolo undo, disattiviamo connect, andiamo all'interno della modalità sempre, gli diciamo unconnect 1 2 3 4 5 6. Vado ancora qua, gli dico connect only, però vedete che lui si è rimesso in, oppure refine, si è rimesso nella modalità di connessione, connect. Quindi lui cerca di rifare la connessione ancora. Ovviamente questo metodo può essere utile anche per fare delle cose diciamo più fantasiose, nel senso che se io gli dico connection, lui in questo caso è nella modalità sempre di refine e di connessione.
se gli dico 1 e 2 3 4 torno qua indietro, vado qui, vado qua, stiamo giocando, eh? Questo, ok? Dico UniConnect, lui fa tutto il giro e va a connettere tutti questi elementi. Ricordatevi quindi che lui riesce a fare le connessioni. Se io faccio anche, ad esempio, una connessione di qua e di qua e di qua, gli dico connect, lui mi fa questo. Se io faccio ad esempio questo, questo e questo, connect, lui mi fa questo. Queste sono delle entità che sono dei segmenti. Quindi per lui, tutte le volte che fate questi elementi, sono cose separate ad esempio da questo altro elemento. Sono delle spline separate, quindi questa, questa, questa. Chiaro che se io voglio collegare queste spline, quello che dovrò fare è andare a selezionare i miei vertici di queste spline, connect, perché lui funziona da connessione, connect, quindi vedete che lui fa la connessione in questo caso.